What do you? What do you? Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su GTA 5 per mostrarvi una nuova mod e oggi andremo a distruggere la barriera del suono. Allora, una cosa che si può fare praticamente da quando è uscito GTA è che praticamente si era sempre notato che nonostante ciò, nonostante potessimo fare le cose più, diciamo, più prorompenti possibili tramite mod, spegniamo la radio. Sto facendo una cosa carina, aspettate. No, ok, troppo, allora, fa troppo casino. Non lo velocizziamo. Allora, ragazzi, vi dico una cosa. Mio Dio, l'audio è potentissimo, ve lo giuro. Aspetta, abbasso un pochino. Ok. Allora, in realtà noi bisognerebbe andare verso qui. Ok, forza in culo. Perché? Perché praticamente lì si trova l'aereo più veloce del, cioè, del mondo. In realtà sì, perché praticamente andiamo a distruggere la barriera del suono, che non so quant'è precisamente, però è molto molto grande la barriera del suono. Quindi, cioè, nel senso, se lo sfondiamo è tanta roba, è tantissima roba. Però noi ci lanciamo così perché fa figo, ragazzi. Guarda, no, vabbè, l'aereo è andato. Comunque noi possiamo schiantarci così, perché? Perché forza in culo è comodo ad andare, cioè, quindi niente, nessun problema, ragazzi. Non fate caso al fatto che io tipo vada forza in culo da altre parti in maniere molto molto strane, perché non avete visto altro. Molte cose le faccio in maniera strana. Ragazzi, non so se vedete, ma lì parcheggiata c'è un insurgent, credo. Sì, quasi quasi ci va, no, ok. Comunque, nonostante ciò, nonostante non sappia neanche guidare sinceramente il veicolo, perché tipo, cioè, nel senso, il paracadute è un po' lento, un po' lentino rispetto agli altri veicoli. Comunque, stiamo andando. Allora, visto che siamo qui, dovrebbe essere qui, eccolo. Allora, questo qui, ragazzi, è uno degli aerei bombardieri stealth o qualcosa del genere, non mi ricordo. Fatto sta che è imponente e distruttibile. Allora, innanzitutto già l'audio mi sta distruggendo. Fermo, fermo. Ah, voglio stare lontano da lui perché dà un rumore, ragazzi, che non immaginate. Fa un male cane. Infatti, c'è la questione un po' delicata di questo affare. Guardate che roba c'è qui. Is stra dangerous. Va bene, comunque, a parte il rumore che fa, che voi non lo sentite perché naturalmente abbasserò, perché è troppo devastante, non ce la fate. Comunque, abbiamo questo veicolo che praticamente può distruggere la barriera del suono, che non so quant'è precisamente la barriera del suono. Dovrebbe essere 1000 qualcosa chilometri orari, tipo. Ok, cavolo. Sì, ok, sto volando in uno spazio aereo privato, vaffanculo. Toglimi quella roba però, maledizione, sto distruggendo tutto qui. Ops. Ok, comunque abbiamo il punto per velocizzare. Allora, ragazzi, ve lo dico, la velocità è pazzesca. Possiamo percorrere Los Santos in 0 minuti, veramente non conterà nulla. Comunque stiamo partendo e senza diciamo speed boost, nel senso che tipo io non lo sto utilizzando. Allora, ragazzi, stiamo, oh, che cavolo, mi stanno anche sparando. Ok, 100 km orari, 300 km orari, 400 km orari, 500. Teniamoci bassi. Cavolo. Ok, 500, ragazzi, sono 500. E dai, non ce la fa. Mi stanno inseguire anche i missili, maledizione. Va bene. Comunque, andiamo alla velocità 480, 505, 561, 580. Non è possibile arrivare. Il massimo è 575, ve lo ricordate, ragazzi? Noi andavamo sempre alla velocità più massima, non potevamo andare più avanti. In realtà questo affare ce la può andare più veloce. 600 km orari, ragazzi, il rischio è alto. I timpani sono già andati, infatti non sento niente. Sto alzando la voce, non c'è bisogno, però solamente che, ok, 600, 700, 800. Ok, ragazzi, vedete quanto stiamo andando veloci della minimappa? 800, che è crashato. La velocità, ragazzi, ve lo dico adesso, è un danno per questo gioco, perché una velocità così simile rischia di fare una memoria del gioco e fartela sminchiare. Quindi la cosa migliore, naturalmente, sarebbe stato meglio evitare questa cosa, però purtroppo non si può evitare in nessun modo, il crash è immediato. Però possiamo provarlo, perché non abbiamo neanche rotto la barriera del suono ed è crashato. La barriera del suono si rompe appena, lo sentite il rumore, tranquilli ragazzi, lo sentite, si sente un pum fortissimo, mi sfonda le orecchie, però nel nome della scienza lo facciamo, ok? Nella scienza, solamente vi dico questo, ragazzi, il rischio di crash può essere elevato, fate attenzione, ok? Siamo riusciti a riprendere il veicolo. Madonna, che casino che fa. Madonna, mettiamo il sole. Ok, perfetto, perfetto, ok. Allora, il problema era, ragazzi, di questa velocità di 422 km orari, questo affare li sfonda facilmente. Guardate, ragazzi, siamo a 600 km orari, 700, 800, 900, 1000. E ora dovrebbe esplodere. Attenzione. Porco troio. Ok, per farvi capire la velocità, 1468 km orari, quasi 1500 km orari, è tantissimo, ragazzi, vi giuro. Infatti abbiamo sfondato il cielo e stiamo andando sempre dritto, ragazzi. Cioè, percorrere il mondo aereo di GTA è facilissimo. Toh, fermo, mi sono fermato, scusate, perché è devastante, ragazzi, sta velocità è devastante. Infatti non sento più nulla perché l'audio del gioco è andato altissimo e quando sfondi la barriera del suono fa un rumore che vi perde l'udito. Infatti io ve la abbasso per evitare che voi perdiate l'udito come me, per l'appunto. Ok, allora possiamo già fermarci. Allora, in realtà io volevo fare una cosa. Ok, allora adesso, ragazzi, carichiamo la Super Maze Bank Building. Ve l'avevo già fatto il video apposta, Madonna santa. Gli avevo già fatto un video apposito su questo aereo, cos'era? No,
Come devo... No, non è caricato il file. Accidenti. Madonna. Madonna, sono spaventato. Fermati. Rallenta. Ok. Oh, non sono abituato, non mi abituerò mai. Visto non mi fa caricare la Maze Bank Tower, quella lì che è altissima, ragazzi, ve lo ricordate, no? Vi carico la versione più piccola, che sarebbe quella, in teoria. Ok, ragazzi, occhio alla perdita dell'udito. 800, 900. Ora la perdiamo l'udito, ragazzi. 1000 e ora si perde l'udito. Ecco, appunto, è crashato il gioco. No, ma che cavolo è successo? È tutto diventato nebbia qui. Non si è capito nulla. La cosa sta diventando sempre più pericolosa, comunque. Ok, siamo ritornati. La difficoltà di questa cosa, ecco, sto perdendo già l'udito. Ragazzi, giuro su Dio, è devastante sta cosa. Ok, siamo fuori dalla stratosfera. Madonna, ragazzi, che casino. Madonna santa. Ah, prima o poi inizierò a sanguinare dalle orecchie, sapete perché? Oddio. No, mi si è fermato. Ma che cavolo, aspetta. Ah, installo non va avanti, la propulsione fa schifo. Ok, scherzavo. No, 500, ok, 600, 800. Ragazzi, siamo alla fine del gioco. Cioè, alla fine del gioco, nel senso che tipo la parte più... Oddio mio, quanto cavolo è potente sto affare. Ecco, sfondato il cerchio, perfetto. Ragazzi, stiamo andando verso le stelle. Oddio mio, aspetta, a proposito delle stelle, ragazzi, vi ricordate il palazzo della Maze Bank? Era alto, più o meno, Stiamo andando a 1468 di velocità. Per dirvi, guardate, è tutto bianco, qui non si vede nulla. Ok, perfetto. E va ad una velocità pazzesca. Purtroppo, sarebbe utile per la mod di Grand Theft Space, perché appunto quella lì era devastante. Ragazzi, siamo arrivati. Siamo arrivati. Questa qui è lo strato di texture delle stelle, a quanto pare. Il problema è il fatto che... Oh, non va più avanti. Raga, mi si è spento. Porco troia, scherzavo. Per un attimo mi si è spento. Ma che cazzo? Ragazzi, guardate. Cioè, perde velocità e la riguadagna, tipo, in un modo o nell'altro. Guardate, ragazzi, siamo sulla stratosfera. Ok, perfetto. Cioè, sopra le stelle siamo. Perché sono buggate, naturalmente, le stelle. Eccole qui. Non so se le vedete. Stiamo scendendo ora dalle stelle. Ecco, ora si vedono meglio. Non so se si vedono dei puntini strani. Sono le stelle quelle lì, purtroppo. Oddio, raga, stiamo andando giù. Ecco di nuovo l'esplosione, vaffandomo. Voglio vedere quanto in alto posso arrivare. Madonna santa. Ok, di nuovo altri colpi. Possiamo... Boom. Ok, devo arrivare al 100. 100. Ok, a ogni 100 può esplodere. 100. Vedete, ragazzi? Oddio. Ma questa cosa è una figata. Oddio mio. A proposito, cambiamo il tempo. Wader option. Wader, ok. Extra sunny. E non cambia nulla, vero? Oddio, ma poi è un iride sto mondo. Il mondo di GTA è un iride. Ok, di nuovo. Ragazzi, è un iride. È un iride il gioco di GTA. E siamo veramente, ragazzi, lontanissimi dalla zona. Guardate che figata. Ok, è meglio scendere ora. Oh, che diavolo è questa cosa astrale? Voglio vederlo, non so cosa sia. Non ho la mod di Grand Theft Space installata. Cosa diavolo è sta luce? Mi sa è la luce del gioco. Che è refrettata, tipo, magari si vede così, non lo so. Ragazzi, stiamo andando alla velocità pazzesca. Oddio, raga, è devastante. Ragazzi, se non crasha il gioco adesso, non crasha più. Dove accidenti siamo, tra l'altro, noi? Pausa. Dove diavolo siamo, raga? Lontanissimi dal mare, da tutto. Raga, questa luce cosa diavolo è? Non capisco, non ho idea. Può essere un altro pianeta? Non lo so. Perché, allora, c'è una mod di Grand Theft Space, che è la mod che tipo per andare nei pianeti su GTA, ed è comodissima perché funziona bene, diciamo. Il problema è che... No, mi sa che questa qui è una luce e basta. Il problema è che c'è un pianeta che ha lo stesso colore. Il problema è che non ho la mod installata, quindi non sarebbe normale. Non lo so, mi sa che la cosa migliore è scendere da qui. Oh, cavolo. Oh Gesù, che diavolo di luce. Va bene, ragazzi, guardate che roba. Oddio, aspetta, rigiriamoci verso di qua. Direzione di qua. Oddio. Ragazzi, è tremendo. Aspetta, il gioco dove diavolo... Madonna santa, non capisco niente. Ragazzi, stiamo andando in picchiata, ve lo dico, stiamo andando in picchiata. E poi c'è un iride. È bellissimo questa cosa delle nuvole, che sono praticamente degli iridi, però non è molto normale. La visuale all'interno tipo è devastante. Ok, stiamo andando a 1000. Oh, Madonna santa, sti botti. Rompere la barriera del suono è piuttosto complicato, ragazzi, ve lo dico. Però è qualcosa di nuovo, si è fatto qualcosa di nuovo, sono felice di questa cosa, nel senso che tipo, boh, di solito si portano sempre cose più strane, e stavolta è devastante però sta mod. Non pensavo neanche si potesse, cioè, non pensavo si potesse distruggere la barriera del suono, cioè sfondare la barriera del suono, è una cosa piuttosto strana. In realtà lo fanno gli elicotteri, tipo le pale, perché il ciclo di motore, cioè comunque internamente non è che taglia le ali, però se all'estremità magari la velocità è diversa, è più potente, quindi naturalmente è probabile che possa essere così. Guardate ragazzi come si sta aprendo il mondo, guardate. Si sta aprendo proprio, guardate. Oddio, ora è diventato proprio un occhio, guardate, che figata. È un occhio. E questa luce blu, cos'è? Blu, verde, arancione, celeste, verde acqua, ok. Wow, siamo dentro al coso di GTA, ok. Ragazzi, guardate quanto diavolo siamo in alto. Oh mio Dio, è una figata pazzesca sta qui. Di nuovo, propulsione, boom.
Ok, perfetto. Ragazzi, siamo potentissimi, stiamo andando ad una velocità pazzesca. Non sembra, però stiamo andando ad una velocità pazzesca. E intanto mi sto andando a schiantare, intanto voglio tornare di nuovo nella zona di prima. Quindi, naturalmente, prima che si scarichi la batteria, muoviamoci. Cerchiamo di tornare a terra, perché terra mi sembra molto lontana da qui, Perché siamo anche nell'oceano, ragazzi. Se ci schiantiamo qui, siamo nell'oceano, non lo vediamo la zona. Siamo troppo in alto, cazzo, raola. Ok, però sfondiamo ora le nuvole, mi sa, Ragazzi, quanto diavolo? Oh mio Dio, quanto accidenti è lunga sta cosa delle nuvole. Ok, ok, vedo il mare, ok. Wow, wow, che diavolo è successo? Weather option, extra sunny. Oh, perfetto, ora è tornato più o meno normale. Comunque, ragazzi, questa qui è la velocità mondiale, nel senso quella più veloce del mondo. Usciamo da qui. Oddio, come va? È un razzo, ragazzi, è un razzo, oh mio Dio. Però volevo farlo, ci tenevo a fare questa mod, porca vacca. Non riesco a sentire niente, la mia voce sta veramente avendo difficoltà a parlare perché... Oddio, il mal di testa, ragazzi, vi giuro, non sento più niente. Tra un po' vedrete nel video che io inizierò a sanguinare. Perché? Perché è troppo veloce, troppo veloce. Ti devasta i timpani, ragazzi. Una cosa vi consiglio prima di scaricare questa mod, appunto, è abbassare il gioco a livello delle velocità, degli effetti sonori del gioco. Perché ti ammazza, a quanto pare. Ah, quindi niente, ragazzi, il video di oggi finisce qui, naturalmente, il link della mod in descrizione del canale. Se volete scaricare questo mod, noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Wolf e bella a tutti. Ciao.